vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao ragazzi, sono Marco Malatesta, cantautore. Sono qui per presentarvi il mio nuovo videoclip che si intitola Comete e parla della bellezza del cielo e dei suoi giochi di luce. Vi auguro una buona visione, spero vi piaccia. Un grosso abbraccio a tutti gli amici di Spazio Musica. Ciao, alle stelle! Viaggiano nelle sere umide, brillano nella solitudine, candide ferite illuminate, culle di pulviscoli, fasci di poesia, lampade sui vicoli. D'argento addosso corrono sui binari della sera, vibrano aggrappate a una preghiera, fronde lacrime dorate, scorie di epoche folli, cristalline gemme in alto mare di una notte che non c'è. Scie d'argento addosso, via, disegnano una notte e fanno via, illuminano i cieli fino a che la scia non si consumi e fanno. Testa diverrai freccia mia nella foresta, seguirò la luna e la vedetta sino al sorgere del sole, dei destini avrò meno paura dedicandovi parole. D'argento addosso, via, disegnano una notte e fanno via, illuminano i cieli fino a che la scia non si consumi e fanno. E
Ciao amici di Spazio Musica, come promesso siamo di nuovo qui perché è uscito il videoclip di Oramai Più, quindi vi auguro un buon ascolto e una buona visione. Amore, non lo so, stai correndo troppo in fretta, ma è ridicolo. Siamo insieme, dai, sì, però ci conosciamo, ma vorrei aspettare un altro po'. Sha. Che fretta c'è, mi dici sorridente tu, mentre ti allontani lentamente e mi lasci sola qui. Vorrei esplodere, sì, però afferro il tuo braccio ancora per un attimo. Guardami bene in faccia, io non gioco mai con i sentimenti tuoi. Se credi che io sia un passatempo per te, hai sbagliato indirizzo, per me puoi anche andartene. Tu credi che sia un gioco? Non sono un bambolotto. Non mi puoi prendere o lasciare solo quando vuoi tu. Io voglio di più, così non ci sto più. Puoi decidere di andare e non tornare più. Resta ancora un po', dammi un attimo. Questa è l'ultima occasione, amore, ora mai più. Resta ancora un po', voglio di più. Ti rendi conto che non sei credibile? Tu vuoi fare il figo? Io non cerco queste cose, sei ridicolo. Non hai capito che ho bisogno di un perché? Io ti ho teso la mia mano, ora prendi o lascia stare a me. Tu credi che sia un gioco? Non sono un bambolotto. Non mi puoi prendere o lasciare solo quando vuoi tu. Io voglio di più, così non ci sto più. Puoi decidere di andare. Magazine, il web d'arte, vi aspetta ogni mese con i suoi big, le promozioni musicali e molto altro. Only for big, only for star. E ricordatevi, stay star. Sono Fabio Balzano, cantautore, musicista. Intorno ai 17 anni andavo a casa di questo mio amico Sasha, si chiamava Sasha. E suo padre suonava la chitarra, quindi scoprì cos'era un uomo con una chitarra, ecco, a casa di questo mio amico Sasha, e chiesi poi successivamente a mio padre di acquistarmi una chitarra. In primis mi ha fatto esternare molto tanta emozione, come penso sia normale per tutti, no? Le persone si approcciano a uno strumento
Ecco, mi ricordo del primo periodo in cui suonavo la chitarra, che semplicemente la suonavo a orecchio, cercavo di andare dietro a brani, allo stereo, no? E mi provocava un'emozione molto forte, cosa che rimpiango, perché no, quel tipo di emozione poi non c'è più stata in realtà. Perché poi ovviamente subentra lo studio, subentrano tanti altri aspetti, ma quel primo momento era veramente, veramente fanciullesco, ecco. Lavoravo, quindi dovevo ritagliare, insomma, il tempo per lo studio tra un lavoro e l'altro, ecco. Comunque l'inizio è stato contornato da questo accompagnamento anche di un amico che suonava il basso, e quindi insieme è stato facile anche fare un percorso, no, nel mondo della musica in questo senso. Questo percorso come chitarrista nella band Sei Pollici, dedicata allo scrittore, poeta Charles Bukowski, dal momento che era una band fondata da amici e nata per gioco, ho avuto la possibilità di sperimentare in modo molto spontaneo, perché ero appunto tra amici, la scrittura, la possibilità di scrivere le prime canzoni. E da lì è nato un bagaglio che poi mi sono portato dietro e che mi ha portato poi a scrivere il primo album, Per 10 minestre, nato dall'incontro con Gianfilippo Boni, che è un produttore artistico e cantautore di Firenze, che ringrazio e saluto. Gli portai delle canzoni registrate col telefonino e niente, gli feci ascoltare questi brani, gli chiesi cosa ne pensava, e mi chiese se avevo altro materiale, e da lì è nato il primo disco, Per 10 minestre, insomma, che è un disco swing che ha avuto anche la collaborazione di Maurizio Geri, un chitarrista noto nel genere manouche. A livello di ideazione non c'è alcuna differenza, anche perché quando scrivo una canzone non penso solo a cosa voglio dire o solo a cosa voglio suonare, penso ad ottenere appunto l'idea che mi è venuta in mente. E l'idea può avere una forma sia descrittiva, diciamo, ma anche un po' di sensazione, no? Una forma difficilmente definibile. E quindi penso che scrivere è proprio un modo di conoscersi. Sono contento di questo e conferma quello che mi chiedevo, se ancora sarebbe stato possibile avere un riscontro, perché la musica che faccio non è musica sinceramente così facile, non più nel mercato odierno, e questa è una scommessa che mi fa davvero piacere che qualcuno abbia accolto, ecco. Musica! E quest'oggi iniziamo con un ospite particolare. Ci spostiamo in Emilia Romagna con Chicco Fabbri. Mi raccomando, Fabbri con due B. Chicco del 73, ragazzi, romagnolo doc, figlio d'arte. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosina?
Beh ragazzi, possiamo iniziare a parlare degli anni Ottanta, andiamo indietro di qualche annetto a dire la verità, quando possiamo tranquillamente dire che tutta quanta la nostra Italia brillava di quelle che erano tutte le prime esperienze per quanto riguarda anche i passi della musica folcloristica, poi i grandi tormentoni dell'estate, tutto quello che era legato agli anni Ottanta ha dato poi inizio anche ad alcune piccole realtà che si sono poi tramutate nel tempo e diventate grandi, tra le quali anche la mia famiglia, che si è cimentata in un'avventura musicale. Eravamo all'epoca mamma, papà, mio fratello maggiore ed io, e realizzavamo concerti in tutte le strutture alberghiere turistiche, comunque di ricezione turistica, e da lì fino al 2000 abbiamo portato avanti la nostra azienda di famiglia. Chicco, tu cosa facevi? Suonavi uno strumento? Voce? Ma guarda, io sono sempre stato pianista e anche cantante. All'epoca, in queste formazioni, diciamo che non erano proprio orchestre, si poteva far conto sulle prime tastiere elettroniche che ti aiutavano ad avere una buona base ritmica sulla quale poi tu andavi a realizzare tutti gli arrangiamenti. Io e mio fratello, per darvi un'immagine abbastanza semplice, eravamo praticamente dietro ad un muro di tastiere e e giocavamo praticamente di dietro a questo muro di strumenti musicali, ognuno dei quali aveva il suo strumento per quanto riguarda la canzone che dovevamo realizzare, ed eravamo un po', anche se con i piedi per terra, una qual sorta di uomo ragno che con le mani andava su e giù per suonare e cantare chiaramente quelle che erano i pezzi dal folklore alla musica pop dell'epoca. Andavano tantissimo i Righeira in quegli anni, giusto per riportarvi indietro. Come vivi o come hai vissuto la differenza di epoca tra gli anni 80 ad oggi, musicalmente parlando naturalmente? Ma è stato, guarda, per noi che comunque dobbiamo sempre essere abbastanza aggiornati, possiamo raccontare che gli anni Ottanta, come dicevo prima, sono stati gli anni delle scoperte musicali, e arrivando ad oggi in un percorso che è andato dagli anni 80 agli anni 90 abbastanza in crescendo, oggi c'è una piccola implosione su se stesso, perché si dice che non ci sia più niente da inventare, cosa che dubito, però il gradimento della gente, più che andare avanti, si è spostato ed è ritornato ancora agli anni 80. Sappiamo che tu hai fatto un remake di uno dei best of Italian folk. Sì, è vero. Dagli anni 2000, quindi procediamo un po' il percorso anche, chiamiamolo di vita, perché alla fine calcare un palcoscenico significa viverlo tutti i giorni, e vivi per il palcoscenico più che vivere di te stesso. Dagli anni 2000 fino, nella prima decade, 2000-2011, il primo mandato importante, artisticamente parlando, l'ho ricevuto da un'azienda leader del settore dell'epoca, ma ancora oggi lo è discograficamente parlando, che è l'orchestra spettacolo di Vittorio Borghesi, che mi concesse il grande privilegio di dirigere artisticamente, oltre che da frontman, da palcoscenico, i suoi spettacoli. E da lì ho conosciuto un'altra realtà musicale che era ben diversa da quella che in Romagna imperversava. Ricordiamoci anche della storia di Secondo Casadei, Raul Casadei, tutti i tormentoni legati a quello che era ed è ancora il folklore più ballato. L'altra bandiera, diciamo, leader del settore è Vittorio Borghesi e tutta la sua discografia. Ho ampliato il mio bagaglio musicale studiando sul campo tutte le caratteristiche di questa orchestra, andando a riportare tutte le sue canzoni, quelle del passato, sempre in chiave dell'epoca, al pubblico che era amante del ballo in quei momenti. Diciamo che sono cambiate radicalmente tutte quante le abitudini della gente. Ricordiamoci che in quel mentre iniziarono ad arrivare anche i primi ritmi latinoamericani, per cui si sono intrecciati in maniera inscindibile con le abitudini del ballo, per cui il folk è diventato Latin folk, Latin folk. E poi Latin pop in tutte queste chiamiamole strafalcionerie artistiche, che però fanno divertire la gente. Noi dobbiamo lavorare per loro, lo facciamo per questo, le serate le facciamo per gli altri, quindi certo. Beh, io ascolterei questo pezzo, che dici? Chicco, vuoi chiamarlo tu direttamente alla regia?
Guardate ragazzi, io è con molto piacere che lo dedico anche a voi, anche perché vi do una piccola anticipazione, molto probabilmente diventerà anche la colonna sonora di un noto brandy che con l'omonimo nome, giusto per non fare nessun tipo di pubblicità, ma quando si parla di vecchia Romagna dobbiamo idealizzarla e visualizzarla come la canzone pop folk attuale e all'epoca bandiera di una grande famiglia musicale, per cui anche per voi e a tutti i vostri amici che vi seguono nelle vostre dinamiche radio-televisive, vecchia Romagna e un saluto di cuore da parte mia. Vecchia Romagna, caro e gentile paese di belle donne, dolce mia terra, tu sei la culla del primo mio grande amore, vecchia Romagna. Sarai tu per me sempre la più bella. Cara mia vecchia Romagna, bella sei tu, con le tue dolci colline e il mare blu. Le bellissime spiagge della riviera, terra d'amore, terra di gioia e di felicità. E siamo rientrati dopo questa spruzzata di folk pop latin, mischiamolo un po'. Ma comunque hai notato, Marcello, come Chicco è preparatissimo anche nel lanciare alla regia. A me piace molto questo suo modo di fare. Adesso ti spiego anche perché. Si vede che è stato rodato nel tempo Ma tu devi sapere che questa idea. lui è uno dei best conduttori dal 2005 di Cantando Ballando, che è una delle trasmissioni probabilmente più importanti, perché la conosciamo noi anche qui in Abruzzo molto bene, del folk, insomma, permette di presentare orchestre, cantanti. Raccontaci un po', Chicco, di questa esperienza. Ma guardate, noi siamo a volte molto fortunati e io posso vantare di alcune opportunità che mi sono state date. Sicuramente a me piace chiamarla fortuna, poi possiamo unire tutte le varie Possiamo unirla schedine anche delle come merito, esperienze anche dai. artistiche o personali che ti danno modo di essere messo in prima scelta anche da chi gestisce e dirige i grandi network. Detto Sì. questo, io volevo Dimmi, chiederti dimmi. un'altra freschissima. Sono passati un paio d'anni dal tuo primo singolo, però diciamo che comunque si può definire ancora fresco perché, essendo molto estivo, sicuramente È sempre questa attuale. calura è È sempre sempre attuale. attuale. Allora, beh, parliamo appunto dell'estate che per chi ha vissuto le dinamiche estive vive anche di quelli che sono un pochino i tormentoni, che poi chiaramente diventano non più tormentoni, ma canzoni consolidate anche nei programmi delle orchestre dei miei colleghi che ringrazio e saluto, proprio nella ricerca delle nuove sonorità, anche perché apro una parentesi e qui mi rivolgo un attimo al tuo collega che lo vedo un pochino più giovane. Oggi abbiamo, no, ma questa non è rivolta a te, Nancy, più Più giovane nei giovane miei di te, confronti. diciamo che noi siamo lì Vedo dietro, che c'è intanto. questa abitudine nell'andare piuttosto che sposare la cultura del ballo popolare italiano, c'è da un qualche decade l'abitudine ad andare ad abbracciare i ritmi latinoamericani che rientrano nel folklore di un'altra nazione.
mentre invece i nostri vengono un attimino denigrati perché passano per o retro o un pochettino obsoleti. Ecco, per far sì che si possano sposare in realtà queste cose, quindi risollevare la musica italiana, bisogna a volte andare a prendere un background che non ci appartiene e adattarlo a quelle che sono le nostre melodie. Ricordiamoci che la melodia italiana è quella più ascoltata nel mondo. Così nasce Muovi le mani, che parla d'estate, parla di ritmi Latin pop, in questo caso è Latin folk, con quello che è stato un percorso che ha visto come anche protagonista tutta quanta la Riviera Adriatica, partendo da Rimini, andando a Pesaro e poi spostandosi in via dei Ceccarini a Riccione. Beh, io lo farei ascoltare. Regia, Dai. muovi le mani. Fine la voglia di andare, la voglia di fare l'amore con te. Sento che non ci riesco a fermarmi stanotte, sui tuoi seni mi fermo e trattengo il respiro. E se potessi chiedere alla luna, ma cosa voglio in più da questa luna? Muovi le mani nel tempo che baila, ruota e gira il tuo corpo bailando, è più sexy stanotte il miraggio, dammi il tuo movimento. Muoviti come l'amore di notte, come se fosse l'ultima volta, senti forte l'odore del mare, questo è il mio movimento. Eccoci tornati, amici di Spazio Musica, avete ascoltato Muovi le mani del nostro Chicco. Chicco, complimenti per essere stato, grazie per essere stato con noi e complimenti per questo tuo percorso artistico, per averci fatto ascoltare questa bella musica e per essere stato con noi. Ci vuoi dire come possiamo trovarti, social, insomma, contatti? Siamo assolutamente social dipendenti, questa è un'altra di quelle cose che ho dovuto imparare anch'io, Il perché 2019 è fondamentale. diciamo che per chi è targato come me 1973, tutte queste piattaforme, per chi ha fatto la radio, ancora c'era la radio FM, la televisione era via etere, per cui tutte queste nuove applicazioni, chiamiamole così, sono state un pochettino forzate, ma ce la sto facendo piano piano. Siamo assolutamente social, basta digitare Chicco Fabbri e viene fuori tutto, come si chiama in questi termini? Tutta una cronologia, la Una chiamiamo così? biografia cronologica. Comunque sì, io mi auguro di incontrarvi. Perché sì, sono social, però amo ancora l'incontro diretto, ma per chi non, esatto, per chi non riesce a vedermi di persona, ci sono i social che ci aiutano a trovarci, a conoscerci e a stare un pochino più vicini. Assolutamente, Chicco. Dove possiamo trovarti? Il sito www.chiccofabbri.it? Allora, no, io per mia scelta, considerato che il tempo è sempre poco e non ho assolutamente voglia di mettermi anche aggiornare siti, eccetera, ho destinato tutto quanto il mio dialogo, chiaramente quello online, sui social, quindi Chicco Fabbri, Instagram, Twitter, Facebook e tutte le piattaforme ne nascono continuamente e cercherò di essere presente un po' in tutte. Perfetto, allora cercate su Facebook, su Instagram, su Twitter, su ogni Su altra tutti i social. piattaforma che noi ancora non conosciamo, ma conosceremo presto, Chicco Fabbri, mi raccomando con due B, ecco. Grazie per essere stato no con noi, Grazie, Chicco. ciao amici di Spazio Musica, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, vi abbraccio. Fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più.